È simpatico raccontare un po' la genesi del tema di questa iniziativa. Inizialmente volevamo impostarlo come una lotta contro, quindi in questo caso, nel caso di Antonio, una lotta contro la disabilità, nel caso di Rocco, una lotta contro la criminalità organizzata. Poi, ragionando insieme, abbiamo cambiato impostazione, una lotta per la libertà, perché questo è un po' l'aspetto che accomuna queste due figure molto importanti per la società lametina e in generale per la società calabrese, perché no, per la società nazionale. Una lotta per la libertà. Libertà dal condizionamento della criminalità organizzata, libertà dal racket, ma anche da libertà da certi pregiudizi e da certi limiti che spesso segnano la vita delle persone con disabilità. La serata di questa sera vuole essere un messaggio per chiunque si trovi in condizioni in cui la libertà viene privata, che non sono solamente condizioni straordinarie, ma anche nella vita di ogni giorno, tutte quelle volte in cui i diritti e le libertà fondamentali delle persone vengono ad essere condizionati o lesi o in qualche modo minacciati nella loro effettiva concretizzazione.